La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che doni. Dona il sangue, la prima volta e per sempre. Mattia Finotto, oggi quando sei entrato hai fatto una partita, diciamo, in grande spolvero, un Finotto in crescita, secondo noi. Per un non nulla non sei riuscito a segnare il gol. Sì, rammanico che ho avuto due o tre belle palle che se riuscivo, se magari erano un pelo più precise, io riuscivo a controllare un po' meglio, secondo me potevo concluderla, concludere in rete. Peccato anche perché una mi è scappata alla fine, che me l'ero già vista, che avrei potuto fare un bel tiro. Però insomma dai, alla fine c'è da dire che per come è venuta la partita è stato un buon punto, anche se potevamo portarla a casa, però c'è anche da dire che hanno avuto una mischia in area così, quindi potevamo anche perdere. Alla fine, secondo me, considerando la squadra, considerando come è venuto, secondo me è un buon punto. Tanto sacrificio da parte tua da quando sei entrato in gara, hai giocato molto sull'esterno, hai provato anche tanti cross. Che cosa però è mancato a questa Ternana proprio nell'appuntamento alla finalizzazione? Sì, c'è da dire che giochiamo sempre con almeno tre attaccanti, se non anche quattro, quindi è normale che ci deve essere molto sacrificio, soprattutto magari se giochi sull'esterno, ma comunque anche se giochi centrale. Sicuramente è mancato un po' di precisione davanti sull'ultimo passaggio e sulla conclusione, da parte mia in primis, e niente, però dai, la cosa, guardiamo il lato positivo, che comunque abbiamo messo in difficoltà una delle difese veramente più forti, una squadra veramente forte, e non ci hanno messo sotto, quindi nel totale della partita. E niente, dobbiamo sicuramente migliorare tutti quanti un pelo di più per riuscire a portare a casa, per trasformare questi pareggi in vittorie, dai. Quasi un tempo regalato, parlo del primo al Parma, che comunque è una gran bella squadra. Poi nel secondo tempo è tornata fuori la Ternana con prepotenza, poi dopo il gol del pareggio lì si poteva fare forse anche qualcosa di più. Sì, vabbè, la prima mezz'ora magari hanno fatto meglio loro, c'è da dirlo, però poi negli ultimi 10 minuti del primo tempo e secondo tempo abbiamo fatto bene, ce la siamo giocata tranquillamente a viso aperto. E la cosa positiva secondo me è che alla fine tutte le squadre che sono venute qua a Terni non c'è stata una che ci ha proprio messo sotto, dici, in modo clamoroso. Abbiamo perso solo una partita in casa e quindi vediamo anche queste cose positive qua. Sicuramente dobbiamo migliorare, appunto, tutti quanti. E come in questo caso, secondo tempo, essere un po' più cinici e lì davanti riuscire a buttarla dentro, perché ce lo meriteremo anche una vittoria. Però comunque dai, guardiamo avanti, pensiamo già alla prossima partita. Incomincia un po' a pesare all'interno dello spogliatoio la mancanza di vittorie, quindi rincorrere insomma questi 3 punti ormai è da molto tempo, la partita contro lo Spezia, se non erro, era la fine d'ottobre. Vi pesa un po' questo oppure, come abbiamo visto oggi, c'è stata una reazione anche da parte vostra e quindi cercate sempre di ottenere questa benedetta vittoria? No, c'è da dire che da questo punto di vista qua siamo molto forti come gruppo, perché veramente ci siamo fatti rimontare 2 partite, il derby, quello di Pescara, solo dopo il 90esimo, quindi veramente una squadra potrebbe essere veramente morta psicologicamente. Invece noi, vabbè, è chiaro che dopo la partita sei pensieroso e dispiaciuto, però fortunatamente in settimana, vabbè, cerchiamo di migliorare gli errori, di correggere gli errori, però guardiamo subito la partita dopo. E niente, è come in questo caso qui, vabbè, abbiamo pareggiato, secondo me è un sapore diverso a questo punto rispetto agli ultimi due, e guardiamo subito la prossima partita di Palermo e niente, prepariamola bene. Grazie. Grazie Mattia. Grazie, arrivederci.